80 guagne per tutti, codice sconto Pumpling per il 20% di sconto su magliettone come quella che vedete qui di Red Dead Redemption 2. C'è stata la beta, prima Closed, poi Open, di Marvel's Avengers, ci sarà anche questo weekend solo su Xbox One e PC, e ci ha fatto vedere tante belle cose, ma io della beta ve ne ho già parlato, e quindi tutte le impressioni sulla beta ve le andate a prendere nel video che trovate sul nostro canale. No, oggi non siamo qui per parlare propriamente della beta, ma di ciò che i data miner hanno trovato sulla beta, perché analizzando le infinite stringhe di codice che sono presenti nel file, su PC ovviamente, pare che gli utenti abbiano capito quali saranno, abbiano letto quali saranno i 15 nuovi personaggi che saranno inseriti su Marvel Avengers. Io vi ricordo che il gioco si arricchirà di tantissimi eroi, è già stato annunciato ad esempio Occhio di Falco che arriverà dopo il lancio, è già stato annunciato Spider-Man che arriverà solo nel 2021, pare a marzo. E allora facciamo un rapido elenco di tutti i personaggi che sono trapelati e vediamo quali sono più o meno probabili di entrare nel mondo di Marvel's Avengers, e anche perché alla fine sono tutti probabili, quindi non c'è neanche tanto da dire. Cominciamo. War Machine. Beh, è praticamente Iron Man, ma con l'armatura grigia, no? Ve lo ricordate? Magari l'avete visto anche al cinema. War Machine è James Rhodes, è il miglior amico di Iron Man. Ha un'armatura simile, ma non con la stessa tecnologia. Lui usa tantissime armi, ha una Gatling sulla schiena, spara un sacco di proiettili. Probabilissimo, anche perché il lavoro sulle animazioni non dovrebbe essere così eccessivo. Ecco, appunto, abbiamo Iron Man. È probabile che avremo anche War Machine. She-Hulk. Ecco, She-Hulk è interessante. She-Hulk ovviamente richiama Hulk. Il lavoro lì però potrebbe essere un pochino più complesso, perché She-Hulk non diventa così grossa come Hulk. Jennifer Walters, che è un'avvocatessa di New York, è cugina di Bruce Banner, entra in contatto col suo sangue durante una trasfusione e acquisisce alcuni poteri di Hulk, però lei riesce a mantenere il controllo appunto quando è trasformata in She-Hulk. Probabilissimo anche questo. Kate Bishop, praticamente è Occhio di Falco al femminile. Vabbè. Ant-Man, ma non avevano già confermato Ant-Man? Beh, comunque è assolutamente probabilissimo, anche perché Hank Pym già esiste in questo mondo, lo abbiamo visto e lo vedremo anche nel corso del gioco. Resta da capire se metteranno come Ant-Man lui oppure Scott Lang. Wasp? Sì, cioè, allora se mettono Ant-Man, ok, è probabile che metteranno anche Wasp. Però come? Cioè, come fai a giocare con una Wasp? Questo è un po' il nome su cui sono più indeciso. Per quanto sia interessante, perché alla fine è un personaggio che utilizza la tecnologia di Pym, volando anche... è un po' un casino. Potrebbe essere una sorta di Iron Man, come gameplay, però col potere appunto di rimpicciolire tutto. Visione. Ecco, Visione potrebbe essere un personaggio estremamente stupendo da utilizzare in partita. Cioè, voi avete presente il Visione visto al cinema? Ecco, lì avete visto pochissimo delle sue abilità, perché Visione è capace di passare attraverso i muri, di aumentare la propria densità, di diminuirla a piacimento, raggi laser, forza sovrumana. Le possibilità con un personaggio come Visione sono tantissime. Io non so se sia probabile che sia nel gioco, io ci spero perché darebbe molta varietà. Black Panther. Vabbè, Black Panther, personaggio che sarebbe insomma nella norma, darebbe tanti cazzotti, picchierebbe un sacco di persone, il lavoro sulle animazioni è già stato fatto anche per Black Widow, sarebbe un personaggio molto simile a Black Widow in fondo come gameplay, immagino. Doctor Strange. Ecco, questo insieme a Visione è il personaggio più incredibile emerso da questa lista, perché Doctor Strange non è un personaggio che sta in armatura, non è un personaggio che diventa un bestione sovrumano, non è un personaggio che usa la forza bruta come Vedova Nera o come Hulk. Doctor Strange è un mago stregone supremo. Le possibilità di gameplay con questo Doctor Strange, un personaggio che vola, che è capace di fare magie, incantesimi, sono illimitate, credo. Non credo che vedremo un Doctor Strange che utilizza la gemma del tempo, come abbiamo visto al cinema, anche perché lui con la gemma del tempo non c'entra una mazza nei fumetti, e il gioco si rifà principalmente ai fumetti, però cacchio, sì, no, Strange assolutamente, lo vogliamo. Falcon. Vabbè,
Poi Marvel, ecco, Marvel è l'originale Capitan Marvel, è un alieno Kree che poi diventa difensore della Terra, amico dei terrestri. A me va bene se lo mettono, ma cosa c'entra? Lo metti solo perché fa parte del mondo Marvel? Va bene, ma cosa c'entra Marvel contro MODOK, contro l'IM? Non è che poi arriva Thanos? Allora lì sì avrebbe senso. Mimo è vedova nera con un altro nome e i capelli biondi. Fine. Quake è Daisy Johnson, è stata nel fumetti anche direttore dello SHIELD, è capace di generare terremoti. Credo in una storia, cioè sicuramente in una storia, non mi ricordo di che anno, riuscì a provocare un terremoto all'interno del corpo di Norman Osborn, che era completamente impazzito, era diventato un bestione gigante. Voi immaginatevi di vedere questo nel videogioco, cioè lei è capace di creare terremoti all'interno dei personaggi. Soldato d'inverno. Vabbè, Soldato d'inverno sarebbe un personaggio, insomma, picchierebbe, poi pistola, un po' come Vedova Nera, alla fine siamo lì. Scarlet Witch, Wanda Maximoff, sarebbe, immagino, con un gameplay molto simile a quello di Doctor Strange, quindi magia, capace di volare, magari un po' anche matta, per aprire poi le porte all'arrivo di saghe come House of M e ai mutanti. Forse sto sognando un po' troppo? Captain Marvel. Beh, Captain Marvel noi sappiamo che esiste in questo mondo, lo do per scontato che arriverà. Come la faranno? La faranno overpowered come nei film, cioè in Avengers Endgame e anche in Captain Marvel noi l'abbiamo vista, è di una potenza esplosiva, proprio inarrestabile. Come la faranno? Boh. Personaggio bonus, Miles Morales. Questo non fa parte della lista che è trapelata appunto dai dataminer, ma gira voce da alcuni giorni che Miles Morales sarà inserito in Marvel's Avengers. Ora, due cose da tenere in considerazione. La prima sarebbe un processo logico, nel senso, io da sviluppatore che ho creato Spider-Man da inserire nel gioco, ho creato le animazioni, ho creato una storia, ho creato un gameplay, dei gadget e così via, inserire Miles Morales, che in pratica sarebbe una reskin di Spider-Man, per me avrebbe molto senso, perché aggiungerebbe contenuti al mio gioco portandomi via pochissimo lavoro. Però c'è una cosa, io non capisco, un'altra cosa da considerare, io non capisco perché Spider-Man dovrebbe essere un'esclusiva PS4 e PS5 invece Miles Morales arrivare su tutte le piattaforme. Questa, cioè, che senso ha? Se Sony ha i diritti di Spider-Man, avrà i diritti dello Spider-Verse, quindi di tutti i personaggi legati a Spider-Man, e Miles Morales è legato a Spider-Man. E la cosa che mi fa dire no, è improbabile, è che appunto gli sviluppatori hanno detto, guardate che questo personaggio Spider-Man sarà l'unico esclusivo, quindi su Miles Morales non lo so, vedremo. Cosa ne pensate di questi personaggi? Ce ne sono alcuni, vi ripeto, molto molto interessanti, altri come gameplay sarebbero un po' noiosetti, un po' sempre le solite cose. Io voglio sapere cosa ne pensate voi e cosa vorreste vedere in Marvel's Avengers, anche perché gli sviluppatori qualche giorno fa hanno detto di essere pronti ad aprirsi a tutto il mondo Marvel, addirittura agli X-Men. Vedremo cosa ci attende, io vi saluto, ci vediamo in un altro video.